Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Il mio nome è Giulia, vivo in Abruzzo da 3 anni. Oggi andiamo a guardare le capanne di pietre vicino a Rocca Morice. Monte Morrone e Val Pescara possiamo vedere qui giù. Andiamo verso la zona di Passo Lanciano. Adesso siamo sull'altitudine 1070. Qua possiamo vedere una tipica capanna, oppure anche chiamata casa a pietra, casa di pietra a secca. Nella questa zona sopra Rocca Morice ci sono i villaggi di questi Tolos. Sul massiccio della Maiella ci sono 700 Tolos in vari stati di abbandonamento. Ci sono le capanne ben conservate e ci sono anche capanne quasi distrutte. L'escursione nella questa zona è sempre molto ventosa, molto ariosa. Da qua possiamo vedere Val Pescara con le città di Scafa, di San Valentino. Anche se noi guardiamo in direzione settentrionale possiamo vedere Mar Adriatico. C'è il febbraio oggi, ma è abbastanza tiepido, diciamo 6-8 gradi sopra zero. Ci sono già i fiori, è il febbraio, ma in Abruzzo la primavera è già arrivata. Vallone di Santo Spirito, perché sopra, vicino alla linea della neve, c'è l'eremo di Santo Spirito, dove Pietro di Morrone, il futuro Papa Celestino V, abitava, il Papa di Gran Rifiuto, mentre la stessa vallone è chiamata Vallone di San Bartolomeo. In questa zona, un po' più giù, perché vicino c'è l'eremo di San Bartolomeo in Leggio. A parte dell'osso, diciamo. E questa vallone era scavata dal fiume. Sì. Vedi che c'è una forma V. E come si chiama questa? Vallone di Santo Spirito, che poi là sotto diventa sì, Vallone di San Bartolomeo. Il torrente. Siamo vicino a Rocca Morice. Sopra la città di Rocca Morice, in Abruzzo, Italia. Tantissime capanne hanno il cammino. Oggi ne vediamo una col cammino. Allora, questa qui è l'ingresso. Immaginate qui un muro che chiudeva lo stato. No, metti in mezzo, te la faccio all'ingresso. E qua si entrava. E la classica capanna col doppio... Questa colle si chiama Colle di Civita. E queste capanne dietro di me erano lasciate negli anni 1940, allora diciamo solo 70-80 anni fa. Prima della Seconda Guerra Mondiale questo posto era molto utilizzato dai pastori locali, qua ci sono mungiatoi per le pecore, per esempio. E generalmente tutta questa zona, se noi guardiamo, possiamo vedere c'è il terrazzamento sui versanti dappertutto. E questa zona all'inizio del XX secolo, anni 50, tutto questo erano giardini oppure orti della popolazione locale. Anche sul Passo Lanciano, anche adesso è possibile vedere alcune case agropastorali e i resti dei campi, campi per agricoltura. Siamo sulla Colle di Civita.
possiamo vedere questo complesso delle capanne era utilizzato anche nella metà del XX secolo e un po' assomiglia a un antico oppido preromano oppure una fortificazione dell'età medioevale, ma sembra che tutto qua era costruito solo in XX secolo, ma nessuno è sicuro perché i pietri sono senza carbonio, non è possibile fare una datazione esatta, ma io posso dire che assomiglia molto a una fortezza piccola medioevale. Possiamo vedere le falesie dove adesso è possibile studiare l'arrampicata, ci sono le pareti dei vari gradi di difficoltà dal grado 4 fino al livello 7. Allora questi pareti sono molto molto utilizzati dai specialisti di arrampicata. Sì, vedi il palazzo, quello che c'è il balconcino di... Però non si vedono le pale. No, non è a tocco da casa. Tocco da casa sta ancora più dietro, sì. Ah, quindi quello è San Valentino. Quindi a Bateggio allora è questo qua. È questo qua sotto. Le altre due casette... no, quelle no, erano dei... E tu hai detto No, ma non è Rocca Morice questo qua sotto? Questo è Rocca Morice. Questo qua sotto... Siamo dentro un complesso agropastorale, adesso chiamato canile, perché lì sopra c'è un canile di pietra. Questa è una tipica capanna in pietra secca. Sopra dell'entrata ci sono i numeri 1935, è l'anno della costruzione. Anche nel XX secolo stavano costruendo queste capanne in pietra secca. La porta non c'è adesso, ma la porta c'era, la porta era di legno. Questo è un tipico complesso. Guardiamo, c'è una mura, c'è un pozzo. Siamo in località Colle Asforo. L'altitudine qua è diciamo 1400 metri. Adesso tutto è rimboscato, ma noi anche adesso possiamo vedere i resti dei vecchi terrazzamenti sul versante sotto la neve. Possiamo vedere tutto era terrazzato perché altrimenti tutta argilla può andare via con la prima pioggia. Allora la terra qua non è molto fertile, solo le rocce, le pietre e argilla. Possiamo vedere che anche sulle queste quote non basta la neve, è troppo poca la neve, troppo poca. Questa struttura assomiglia molto a una fortezza, un fortino militare di Medioevo oppure del 800, ma veramente è costruito nel XX secolo per difendere i greggi, per difendere le pecore dai lupi. Perché in questa zona c'erano molti lupi anche in XX secolo e anche adesso. Mi sembra che sul monte Maiella ci sono 70 oppure 80 lupi divisi in 11 branche. I complessi agropastorali come questo possono essere trovati dappertutto in questa zona. Questa zona si chiama La Valletta. Siamo adesso sopra Rocca Morice, molto sopra. È l'inizio del canyon di Sant'Angelo, diciamo, e qua vicino c'è Fonte Tetone e Passo Lanciano, e dappertutto noi possiamo vedere i ruderi dei muri dappertutto. Mi sembra queste mura sono le mura dei giardini dei contadini. Questa zona si chiama
il Valloncino. Noi possiamo vedere capanne in pietra secca con recinte esterne anche fatti da pietra. C'è una capanna con due livelli, questo è il secondo livello, c'è una cinta muraria dappertutto, è molto spesso, la mura è molto spessa, possiamo vedere. Tutto è costruito senza cemento. Sì, sì, andiamo. Questo è il vallone di Sant'Angelo, oppure il canyon di Sant'Angelo. Qua va un torrente di Sant'Angelo fino a Roccamorice, dove è chiamato Avinello, e poi va in fiume Lavino e poi in Pescara. In questa direzione noi possiamo godere una bellissima, splendida panorama su Gran Sasso, che adesso senza neve, un po' a destra nella nebbia noi possiamo vedere Mar Adriatico, e molto molto in lontananza possiamo vedere i le montagne, i monti Sibellini, i monti Gemelli. Ma qua questo canyon è veramente meraviglioso, ma è molto difficile di salire perché la ripidità è di un alto grado. Qua è molto difficile e pericoloso. Fosse capane, questo canyon, questa valle si chiama Fosse Capane. Questo è un fosso secondario e generalmente l'ordine dei fossi è seguente: Valle dell'Orfento, Valle di San Bartolomeo, anche chiamate Valle Santo Spirito, Valle Capanne e poi Valle Santo. Ma queste valli sono chiamate anche i fossi molto spesso. Le osse degli uomini preistorici, Neandertal, erano trovati. Qua c'erano uomini anche quando il livello dell'oceano era più alto che oggi. Una bellissima giornata per camminare in montagna. Oggi il cielo è azzurro, il vento, l'escursione è molto molto ariosa. Sottoscrivete per favore, lasciate i vostri commenti giù, thumbs up, and see you next time. Sottoscrivete sul nostro canale, per favore, suonate il campanello, lasciate i vostri commenti giù.